Trattasi di un elettroapparato denominato computer. Marcello Creti, 1922-2000, strumento e inventore italiano. Fin da giovanissimo è stato autore di molteplici invenzioni e brevetti. Riceveva gli input delle sue scoperte durante il sonno, dove entrava in contatto con i piani superiori di esistenza e gli esseri che vivevano in quei piani. Ha scritto molti libri in una prosa alcune volte criptica ma sempre originale, eccone un esempio: Il cervello elettronico, le energie irradiate. A questo punto, ad evitare grossolani convincimenti, è necessario ridimensionare con chiarezza quella che oggi, dagli ignoranti, è considerata una raggiunta della intelligenza dell'uomo detto sapiens. Trattasi di un elettroapparato denominato computer o peggio cervello elettronico. Secondo la ingenua convinzione della massa, il computer o cervello elettronico sarebbe un elettroapparato inventato dall'uomo, atto a sostituire il cervello umano, che inoltre oltre a poterlo sostituire, disporrebbe di possibilità superiori e illimitate rispetto al cervello umano stesso. Ciò è solo ameno e mette in luce senza tentenni a che punto è arrivata la presunzione e la debolezza o imbecillità degli uomini detti sapiens. Infatti, l'attuale computer o cervello elettronico non è altro che un convertitore di sollecitazioni manuali o sonore in segnali elettromeccanici riproducenti le desiderate di un vero cervello promotore. Quindi, un semplice giocattolo sofisticato che trasforma le desiderate imposte o manualmente o tramite voci o suoni ad un apparato atto ad annotarle e a chiamata voluta ripeterle o trascriverle, caratterizzato dal fatto che tali registrati possono essere combinati tra loro in modo da dare risultati esclusivamente matematici o logici a similitudine di un comune calcolatore da poco prezzo. Ora, chiamare cervello un apparato atto solo a registrare, sia pure con possibilità di combinare ma solo a comando i registrati, è semplicemente puerile. Per cervello sino ad ora si è intesa quella macchina pensante che, ricca di sentimenti, possibilità emotive, intuizioni e stati d'animo, in particolari condizioni, può essere coerente e incoerente, abile e non abile, astuto o ingenuo. Inoltre, a seconda dei singoli cervelli, vi sono i più o i meno sensibili alle condizioni dell'habitat, alla presenza dei simili, ai rapporti con i simili, alle presenze estranee ed ai rapporti con estranei. Per cui, gli operati derivati dalle volute dei veri cervelli, malgrado anche un bagaglio di cogniti simili, sono sempre individuali. Quella irrefutabile differenza per cui è assurdo denominare cervello un ripetitore di cogniti imposti, anche se, a voluta di un vero cervello, riesce ad elaborarli. Per concludere, la differenza sostanziale tra un computer e un cervello è che il computer riceve e memorizza, cataloga, dispone e ripropone con conseguenza logica solo e solo quello che un vero cervello vuole. Di contro il vero cervello vuole ciò che vuole e quando vuole, ed esterna solo ciò che vuole, e solo nella metrica da lui scelta e non programmata. Ora... Vero che dal numero dei cogniti memorizzati, dalle condizioni soggettive, dalle possibilità raggiungibili e dalle conseguenze logiche nascono i pensati, i maturati e gli operati, ma è anche vero che se ci fosse un computer che contenesse tutte le possibili pensate conosciute, ipotizzabili dimensioni del creato, anche se sollecitato dall'evento casuale, non potrebbe essere altro che un maturato logico e coerente ai programmi imposti da un vero cervello promotore, oppure alternativo, ma mai volutamente illogico o alternativamente illogico, in funzione a notizie non contenute. Se un robot, pilotato da un computer, si accosta ad un alto forno, si arresta per non essere bruciato, di contro l'essere vivente, pilotato da un vero cervello, se vuole, si lascia anche bruciare, e ciò proprio in funzione di quella volontà che non potrà mai avere l'elettroapparato.